Siamo con Jessica Troiano sul tabellone 2-2. Un punticino che ti soddisfa oppure no? Assolutamente no. Questa era una partita che dovevamo cercare a tutti i costi di fare 3 punti. Ci accontentiamo di uno, ma dire che sono soddisfatta, no. Per me contavano i 3 punti e continuiamo a lavorare. Sono soddisfatta della prestazione di tutte le mie compagne, quello sì. Oggi ho visto grinta, cuore, voglia, che forse qualcosina è mancata fino adesso. Qualità che verranno sicuramente buone nelle prossime 2 partite qui nel giro di pochissimi giorni. Bisogna tirare il fiato e prepararci per giovedì e domenica. Sì, sono contenta per come il mister ha preparato questa gara e sicuramente prepareremo bene anche la partita che ci aspetta domenica. Sarà un'altra battaglia e per noi devono essere altri 3 punti assolutamente. Stavo perdendo 2-0 e oggi non avevo intenzione di prendere altri gol, quindi ho cercato di mettere la quinta e di una su comunque dei rimpalli e uno su un tiro, ho cercato di portare almeno il risultato in parità. Abbiamo cercato anche di fare un terzo gol, ma purtroppo bravo il portiere, diversi tiri fuori, ma insomma continuiamo a lavorare per i prossimi 3 punti. Vuoi giocare per la squadra, ma vuoi giocare anche per qualcosa di particolare? Sperare, provare, tentare di mettere in difficoltà il CT della nazionale italiana. Spiegaci questa cosa. Sì, sono 2 raduni che salto e quindi è chiaro che proverò a mettere in difficoltà Francesca nelle sue scelte. Quella maglia è una maglia speciale e quindi spero di riuscire a riconquistarmela, insomma, cercando di fare bene, dimostrandogli che posso ancora stare dentro quel gruppo, perché è un po' il mio gruppo, ecco, quindi questo è un po' quello che penso. Allora, mister, una partita che sembrava dovesse raccogliere i 3 punti e invece ne porta via soltanto uno. Se dovessi prendere da questa partita un aspetto positivo ed uno negativo, quale prenderesti? È positivo l'impegno che le ragazze ci hanno messo per l'arco di tutta la partita, di tutti i 40 minuti. Negativo il risultato, che ci voleva la vittoria, è venuto un punto solo, volevamo anche la vittoria per la prima vittoria in casa, che non ce l'abbiamo ancora, è il primo punto e speriamo che sia di buon auspicio per la prossima, insomma. Dobbiamo recuperare le forze, sappiamo che siamo ancora limitati in rosa, però le ragazze danno tutto, quindi saranno concentrate, daranno tutto e recupereranno, non ci sono problemi, sia giovedì che domenica contro le VIP. Ma io credo che sia stato un pareggio particolare, nel senso che le due squadre si sono affrontate a viso aperto, ci può stare il pareggio, ci poteva stare anche la vittoria di una delle due. Credo che all'inizio abbiamo fatto molto meglio noi, ci siamo fatti poi 2 gol e la partita è ritornata sul binario dell'equilibrio. Il secondo tempo forse addirittura un po' meglio il Grisignano, ma noi abbiamo avuto 3 palle gol che la palla aveva deciso di non entrare. Diciamo che ci può stare, ma se, forse sono 2 punti persi. Io credo che il Grisignano non meriti la classifica che ha in questo momento, perché il roster di tutto rispetto. Noi abbiamo una partita abbastanza complicata con il Florenza, che mi dicono aver un po' smobilitato, però diffido sempre da questo tipo di situazioni, e quindi è il caso di giocarsela la partita Inter-Barcellona-Doget. E quindi se dovessimo fare risultato pieno e non ci dovessero essere grosse sorprese dalle altre parti, potremmo anche arrivare ottavi e quindi giocarsi questa finale late che qualche settimana fa sembrava un miraggio. Abbiamo fatto bene domenica scorsa, abbiamo fatto una vittoria importante, oggi secondo me abbiamo fatto una buona partita su un campo un po' complicato, il nostro è molto più grande, si può giocare a calcio a 5, oggi abbiamo soltanto imbucato e abbiamo provato a tirare da fuori. Tra l'altro la palla non voleva entrare, è stata brava il portiere a più riprese, però credo che la partita l'abbiamo fatta, ci sta anche di pareggiare, mi meraviglio che non l'abbiamo persa, perché con tante che ne ho viste spesso poi ti arriva una palletta, va in porta, e con le tiratrici che c'ha il Grisignano c'era da aver paura. Non è mai bello parlare delle singole, però c'è una giovanissima, il capitano, che mi sorprende ogni partita sempre di più. Beh, Susi è un'istituzione di questo sport. Io credo che debba essere di esempio per tutte quelle che si avvicinano a
a questo gioco. Vi assicuro io che l'ho vista giocare, poi l'ho voluta come giocatrice, non ci sono riuscito. Finalmente ora l'alleno, è sempre la prima ad arrivare, l'ultima ad andare via, ed è sempre quella che avete visto oggi sul campo, che si giochi il 2 contro 2, il 3 contro 3, qualunque esercizio è la prima.